Facciamo una cosa tipo la blob. Fate 2 minuti. Giulia. Marco. Monica. Ah! Che cacchio c'è di maniera? Nonché, diciamo, così è un suo miracolo. Ecco il pizzaiolo, lavora sempre. Farina biologica, mozzarella pura, di tutto, che la qualità è importante. Bufala di dove? Bufala piemontese. Molisane. Beh, ad Acqui c'eri mai stato? Meno tossina, no? Meno. Esatto. No, ad Acqui sono stato da piccolo. C'era Savonac, c'era la linea Savonac, c'è. Quindi... No, sono venuto in Vespa. Bellissimo. Da Genova. Città protoleghista questa. No, è agosto. Vabbè. Dove ci possiamo mettere? Rino. Vi faccio un tavolo? Di lì, come sapete, forse si ricorderà, per qualche anno c'è stato un campo letterario, politico, artistico, che c'è un po' di artistico intanto più attenti, più dolenti tra i filologi. Che disse a un certo punto non si può più fare poesia dopo Auschwitz, oppure la poesia non sarà mai la stessa dopo Auschwitz. Non dico pure perché non si sa cosa sia stato fatto, si è scritto varie volte in modo diverso, quindi questa incertezza e vaghezza deriva solo da lì. Allora questo non fare, non doversi fare, non potersi soprattutto più fare poesia di Auschwitz ci fa pensare che per il cinema la parodia, la banalizzazione, lo stesso l'uso del materiale, no? Del cinema di repertorio in totale non è particolarmente avanzato, è una intervento alla resistenza all'indietro. Comunque, dopodiché, ribadisco, in questo lungo tempo ci siamo trovati, erano passati già ormai 15 anni, non si ricorda neanche, ci sono altri modi, ovvero la colorizzazione che ha toccato in certi momenti il 20-30% della produzione bassa, bassa vuol dire d'autore o non d'autore, bassa vuol dire scarso costo, scarso il peso produttivo, scarso il peso distributivo, l'MGM in particolare di Hughes, e questa è un po' la situazione che comincia a verificarsi o che viene preparata. Prego di credere, a non credere altro, a pensare, prego di credere che questo avviene con non minore facilità con governi dell'audiovisivo, diciamo, più progressisti che no, reazionari, competitivo reazionari, la ripetitività è la stessa, l'intento è lo stesso, la cecità è la stessa, fa un po' più dispiacere nel caso dei cosiddetti illuminati, aperti, eccetera. Che hanno fatto quello che hanno fatto in campo cinematografico, basta pensare al Festival di Roma, di Tronja, basta pensare proprio un po' da vomitare, quando poi si sente usare altro. Vabbè. Questo perché la politica fatta sul cinema è sempre stata una politica per l'appunto di linguaggio cinematografico, e vedi che fine hanno fatto i centri sperimentali, la Cineteca Italiana. La Cineteca Nazionale, tutte le Cineteche però hanno fatto delle cose. La Cineteca Nazionale di Roma, sì, la prima aveva un centro sperimentale, una scuola che era di livello mondiale, nel senso che veniva durante gli anni 30. Questa invece, questa Cineteca Nazionale,
fino a 10 anni fa, credo 10 anni fa, non aveva dove, cioè lo aveva lì, a Cinecittà, nelle salette del centro sperimentale per privilegiatissimi e per gli alunni, sì. Aveva la possibilità di mostrare i film. 7 anni fa aveva fatto la... Sì, ma i film invece posseduti dalla Cineteca non erano ancora stati mai trasmessi, messi in onda, proiettati in modo regolare da nessuna parte in Italia. E adesso non è che funziona. E adesso c'è un piccolo cinema che è stato giustamente, ha rinviato per 2 anni la sua apertura, perché ha incontrato subito il cinema Trevi sotto la fontana di Trevi, una straordinaria serie di volte romantiche, e quindi adesso è soprattutto un museo. Se guardi entrando, prima che si tirino le tende per vedere, a destra c'è la parte di uno scavo che va avanti, secondo me è molto bello, semplicemente è anche troppo bello e troppo preciso nel dirci appunto in quali archeologie siamo ancora sviluppati, eccetera. Non so, no, appunto, un'ultima cosa, poi prima del film, su, parlando appunto di Audiazzi, ho detto che in un certo tipo di cinema, forse in tutto il cinema, lo spazio che c'è tra la proiezione e, come detto prima, la messa in onda non è molto diverso, perché quando lui ha fatto l'esempio che quando lui guardava nel mirino della telecamera, in fondo è come già vedere il film in televisione, è come già vedere il film proiettato. Questo fosse solo un allungamento, come drive-in, è vero che si prova questo con un certo tipo di cinema, con tutto il cinema. Ma l'importanza, come, non si può anche fingere che un film duri davvero una certa durata. In realtà col film sappiamo benissimo quanto il film ha, da un certo punto di vista, la libertà e l'incertezza della durata di una lettura, di un classico, anche in un libretto, un giallo, di testo scritto letterario. Dall'altra c'è un altro esempio di registrazione, che è quello del suono, dei testi musicali. Secondo me semplicemente questo spazio in qualche modo non c'è, ma questo dà una grande chance di libertà a chi volesse davvero fare del cinema nella fine, della fine, sulla fine, o addirittura dalla fine, da già raggiunta. È un momento fondamentale questo per fare, mentre tutto il digitale, che è una, in gran parte un'operazione se lo si lascia andare per conto suo, è un'operazione barbara di radicalizzazione della facilità della ripresa delle cose. Va bene, benissimo, chiunque possa fare una bella ripresa, magnifico. Io non sono nulla contro questa democratizzazione anche imposta dal capitale, però si è resistito abbastanza. Poi se uno sta a controllare e si fa due calcoli storici, si rende conto che nel 68, 69, nel 68 c'è 2001, nel 69 c'è il viaggio di Armstrong e soci sulla Luna, nel 70 comincia, tra il 70 e il 69, la credenza anticredenza, il neoilluminismo antispaziale che dice e dicono che è stato Kubrick a girare lo sbarco sulla Luna. Da una parte c'è questa linea, dall'altra c'è invece una sorta di Kubrick costretto e poi eliminato. La sola esistenza di queste dicerie, di queste possibilità, c'è un film abbastanza geniale che si chiama Room 237, doveva uscire anche in Italia, è una specie di applicazione di teoria, ma soprattutto di passione. È come se ci fosse un film fatto da un cinefilo folle che prende però tutte le regolarità che si trovano, alcune regolarità ritmiche, alcune facce, alcune, tra il 68, tra il 2001 e soprattutto Shining,
per trarne, è come se uno usasse una cartina di Copenaghen, per quello esiste, in effetti utilizzato dai situazionisti, che poi non pretendevano, le applicavano al viaggio a Stoccarda e dopo poco si rendevano conto che funzionavano benissimo, perché funziona comunque una sorta di adeguazione, cioè non è un discorso di esattezza che si riverbera, è proprio contro la rappresentazione questo gioco situazionista, ma è quello che viene fatto in questo film, che secondo me sull'approccio al cinema è una delle cose più precise, deliranti, ma precisissima, dice più di come si va al cinema di qualunque indagine tra registi, tra esercenti, eccetera, eccetera. La cosa di Diaz. Diaz, lo schermo, aspetta. Sì, io direi che la cosa che viene sperimentata ora, parliamo di cinema dalla fine del film, dico, ha una chance di essere bella, utile, distruttiva, ma in modo fiammeggiante, diciamo, se davvero coglie la chance di saltare questo ritardo, di da colmare, di andare appunto a coprire con cerottoni di linguaggio i buchi che ci sono sempre più nel cinema. Il cinema non può più fare non può fare il strutturatore, non può fare squadre, anche perché non è questo che vogliono fare. Cioè, motivazioni più arretrate per fare il cinema, la più arretrata e perniciosa è sicuramente la più forte, ovvero il narcisismo, no? Per cui qualunque regista di 3 minuti di televisione, poi verrà mandata in onda o no, perduta, cambiata, messa al posto di un'altra, in realtà sono 50 anni che sono in palinsesti a fare la televisione, se c'è un'opera da giudicare in televisione è il palinsesto, di 6 ore oppure di una settimana, di una giornata, comunque interi blocchi, questa è la televisione, il cinema della televisione. Se invece ci si mette a prendere, però allora, il più modesto dei registi di televisione, a parte qualche tormento e qualche angoscia nello scoprire ogni tanto, ogni qualche anno, che non è andato tanto avanti, né lui nel discorso del cinema e della televisione, è felice di essere riconosciuto come regista. Non c'è mai stato al mondo un tale godimento di essere il regista cinematografico, il regista teatrale, il regista televisivo, tutti in sé, nel loro ambito, di nullità, ma non rispetto ai grandi registi, sarebbe giusto dire io sono un ronconiano, due Ronconi, perché per i miei motivi biografici vidi a 15 anni, nel 68, il meraviglioso Orlando Furioso, mi ha cambiato il modo di vedere, di vedermi dentro, per esempio, un'operazione teatrale, anche se ero uno spettatore di fuori. Ha proprio cambiato il mio ruolo e il ruolo delle immagini viventi, che sono gli attori. Allora, io vedo tutto Ronconi per questo, perché mi è rimasta questa cosa. Nello stesso tempo non è un... cioè il puntare sul teatro, sulla televisione, sulla pubblicità o sulle immagini digitali per essere il regista riconosciuto è una pia illusione. Però è appassionante, è affascinante che questa illusione funzioni ancora oggi, in questo momento, è come dire che uno è, ecco, sono, questi registi sono le guide di un equipaggio, un sottomarino digitale, atomico, subatomico, subacqueo, che non sa dove va, non sa perché, però sono i registi, o l'arbitro, no? La situazione è questa, e rispetto a questa situazione quasi tutti i registi di cui ho parlato prima, quelli che smetteranno, stanno smettendo o hanno smesso,
di fare cinema. Bellatar, che non è sfiducia nel cinema, Bellatar smette di fare cinema, per ora è un anno e mezzo che non fa cinema dopo il suo straordinario Cavallo di Torino, e però fa, è riuscito a mettere in piedi una scuola di cinema che spero non diventi rapidamente accademica, spero che lui riesca a seguirla. Non bisogna dire se avrà il tempo di seguire dei soldi, se ce lo confermeranno, se non fanno le persone che devono pagare delle dette, non è che così semplice. Cioè, Rossellini in questo era uno che teorizzava di lavorare sul cinema diciamo friabile, sul cinema invisibile, sul cinema leggero, dopodiché era anche uno che invece quasi istituzionalizzava una pratica del regime democristiano, una pratica di sottrazione di capitali, mettiamola così, per finché costavano molto meno, lì finanziava le sue diverse famiglie, 3-4 però, però Rossellini sapeva di questa leggerezza, pesantezza come limite condanna del cinema. Oggi sappiamo che il cinema si può abbandonare, perché tanto c'è già, abbandoni, apri una porta e dietro c'è un museo di cinema. Ne apri ancora un'altra e c'è una galleria, la più avanzata al mondo, Sacci, dove fanno un film di Marina Abramovic, è un coso, non è un film di Steve McQueen, la più unica cosa filmica è il nome, no, è il nome di un grande attore, protagonista peraltro. La gente ne si confonde. E qui si può chiudere un cerchio per chiedere qualche domanda, che peraltro era il protagonista giovane di Blob. Posso, quando citava Rossellini, io solo un ricordo di lei a una delle prime edizioni, forse non si chiamava ancora Fuori Orario, che distendeva uno striscione Brigate Rossellini. Mi ricordo. Abbiamo mai fatto morti. No, ma era l'epoca delle Brigate Rosse, cioè vabbè, c'è domande? Sì, no, ma io le farei dopo, se, se poi è disponibile il signor Ghezzi a fermarsi, io le domande le farei dopo, anche perché le persone penso vogliano vedere il film. Due cose, per me questo è un film fondamentale di un regista, di due registi, Stobi e Jean-Marie Stobi e Daniel Vieri, che qui hanno cominciato una delle 3-4 fasi del loro cinema, cioè un cinema su fu e da Pavese, un cinema che si direbbe letterario, solo che la lettera e la letteratura filmata dagli Strobie è in effetti una, è come assistere a qualcuno che filma la parola. Non ve lo saprei dire senza che lo vedessimo insieme, ma se voi guardate questo film vedrete che c'è un miracolo, ovvero c'è la parola filmata come se fosse un attore. Gli attori sono usati come conduttori di parole in modo molto autoritario, anche limitato, squadrato, barbarico nel controllo, però ci sono loro forse cui, diciamo due o tre sono i registi che sono riusciti a sfuggire al rischio indicato da Lubitsch di trattare una lingua come i nazisti trattavano la Polonia. E uno di questi è quello di Jean-Marie Stobi e di Daniel Vieri. Purtroppo adesso non lavorano più in tandem perché Daniele è morta 4-5 anni fa. Per fortuna fa ancora film Jean-Marie. E vi invidio perché siete su un set, anche io sono stato su dei set dopo, su un set di Jean-Marie Stobi, alcune cose siano riconoscibili. C'era già una parte del set che è toscana, che allude al...
Sta facendo le prove? Sì. Sta intervenendo? Sì. Che poi parla con un grande cineasta di un'altra coppia. È troppo bello per pensarci ancora. C'è una legge, Sione, che prima non c'era, le nubi, le aduna, una mano più forte. Qui non arriva questa mano. Tu stessa adesso che sereno rito, la mano che ci sbatte come gocciole. Accadeva già, ai tempi, che non c'era padrona. Nulla è mutato. Sopra i monti noi siamo avvezzi a tutto questo. Guarda un po' dove...